27° Congresso Nazionale di Psichiatria Forense, organizzato in collaborazione dalla Società Italiana di Psichiatria Forense, ma anche dalla Società Italiana per la Psicoterapia e la Riabilitazione Forense. Temi importanti, di grande attualità. Cosa si tratta in questi 3 giorni? In questi 3 giorni tratteremo di tutte le novità che ci sono in ambito forense, sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista trattamentale, in quanto la psichiatria forense è diventata molto di attualità in tutti i dipartimenti di salute mentale, soprattutto dopo la riforma dovuta alla legge 81-2014, per cui ai dipartimenti di salute mentale viene delegata tutta una parte di contenimento, comunque di trattamento di persone che sono autori di reato con pericolosità sociale e che o vanno nelle REMS o vanno in cura appunto ai dipartimenti di salute mentale. Un convegno importante, si parla di temi sempre più all'ordine del giorno per quanto riguarda i professionisti del settore, importanti anche per la società. Certo, perché la nostra società, parlo di società, diciamo con S maiuscola, ha fatto una scelta storica fondamentale, che è quella di apertura del trattamento territoriale anche del malato di mente autore di reato, e quindi non può essere un problema tecnico da risolvere solo ed esclusivamente nelle aule universitarie, perché la ricaduta effettiva sulla salute dei pazienti e sulla collettività è del tutto evidente. Quindi certo è un argomento che ha delle ricadute che sono interessanti per i professionisti, ma che sono fondamentali per l'intero tessuto sociale. Il gruppo Atena, un partner importante per questo 27° Congresso Nazionale di Psichiatria Forense, si lavora per un inserimento, cambiano i tempi, cambiano le metodologie, si lavora per il bene del personale e dei pazienti. Sì, noi credo che partecipiamo sempre, andavamo anche in Sardegna a questi congressi della psichiatria forense, perché lavoriamo nel campo appunto della malattia mentale. Il nostro è un gruppo grosso, circa 9 o attualmente 10 strutture in questo campo. Partiamo dalle strutture diciamo minori fino ad arrivare a persone che hanno già un'età avanzata e che soffrono di questi disturbi. Molti di questi, noi gestiamo anche una REMS, quindi molti di questi hanno commesso anche dei reati molto importanti, per cui l'idea di partecipare a questo congresso, dove ci sono stabilite delle linee guida molto importanti nel noi e nel nostro interesse. Il reinserimento è un aspetto difficile, complesso, che però è l'obiettivo per tutte le persone per cui è possibile. Sì, noi lavoriamo molto sulla riabilitazione, non solo farmacologica ovviamente, e lavoriamo soprattutto per un reinserimento all'interno delle famiglie, della società. Insomma, i nostri ospiti stanno anche a volte un paio d'anni e poi ritornano alle famiglie. Devo dire che in questo campo, con le attività che promuoviamo, soprattutto nel settore, diciamo dal teatro al lavoro della ceramica, portano dei frutti. Un congresso nazionale su un tema importante come la psichiatria forense, per la prima volta qui in Emilia Romagna, nella città di Riccione, è un tema importante, di grande attualità e importanza sociale. Assolutamente sì, siamo innanzitutto molto contenti di poter ospitare qui a Riccione un congresso così importante con relatori così importanti. Come veniva detto, un tema al centro anche dell'impegno delle politiche pubbliche, perché quando parliamo di salute mentale parliamo di prevenzione e di capacità di fare rete anche sui territori, e crediamo che tenere insieme appunto il sistema sociosanitario con il lavoro dei comuni e delle associazioni che aiutano anche rispetto al tema della prevenzione e il sostegno alle famiglie sia fondamentale. Quindi farsi in qualche modo attori responsabili di questi temi, insieme appunto anche a tutto il settore che si occupa anche di sostenere le persone con questo tipo di problemi, pensiamo sia fondamentale.